L'isolamento sociale in questo periodo è essenziale. Tuttavia, per le persone anziane, le persone affette da decadimento cognitivo o da qualche forma di demenza, lo stare all'aria aperta è un vero e proprio mezzo di cura che permette di controllare sintomi quali l'ansia. Tra l'altro, passeggiare all'aperto fa bene non solo al fisico e allo spirito, ma ci permette di arrivare a sera più stanchi e quindi favorisce il riposo notturno. Purtroppo in questo periodo noi, i nostri cari, siamo costretti a rimanere in casa e spesso tendiamo un po' a lasciarci andare, situazione che per le persone più deboli e più fragili può portare alla comparsa di disturbi di tipo comportamentale, quali depressione, ansia, disturbi del sonno o veri e propri stati di agitazione. Pensare di trattare questi sintomi prescrivendo psicofarmaci o aumentando i dosaggi di quelli che già si stanno assumendo non è certamente la soluzione migliore. Appare invece una buona idea quella di mantenere stili di vita sani e soprattutto regolari. Adesso io vi suggerisco alcune cose che si possono fare, che vanno sicuramente bene per questo periodo in cui siamo costretti in casa, ma che possiamo anche applicare quando tutto sarà finito e potremo nuovamente uscire. Allora, la prima cosa da fare è quella di mantenere regolari orari di vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo alzarci sempre alla stessa ora, dobbiamo lavarci, dobbiamo vestirci come se dovessimo uscire e non dobbiamo farci sopraffare da questo stile pigiama party, tanto non esco e nessuno mi vede. Poi dobbiamo farci aiutare dai nostri anziani nelle faccende domestiche, nella cucina, in tutte quelle cose, in quelle attività quotidiane dove loro possono darci una mano. Non importa poi se il risultato non sarà ottimale, l'importante è coinvolgerli nell'attività di tutti i giorni. Poi potremmo, per esempio, prendere delle vecchie fotografie, guardarle insieme e farci raccontare qualcosa riguardo ad esse. Possiamo, per esempio, chiamare o videochiamare amici e parenti lontani che magari non sentiamo da tanto tempo e che sicuramente in questo periodo avranno più tempo da dedicarci. Possiamo ascoltare della musica insieme, possiamo tirare fuori dei vecchi dischi e cercare di stimolare la loro attenzione, coinvolgere i nostri anziani nelle attività nostre e soprattutto farci coinvolgere noi dai loro racconti. Questi sono alcuni suggerimenti molto semplici che possiamo seguire senza particolari problemi. Io spero che presto ci rivedremo nel mondo reale e vedrete che andrà tutto bene.